amici, sono qui nello stand di K-Carp in compagnia di Armando Tiberi. Volevo chiedere ad Armando qual è l'emozione più grande che ha vissuto a pesca. Beh, Michela, la pesca regala sempre emozioni, direi, entusiasmanti, ma senza ombra di dubbio la ricerca e la realizzazione di una cattura importante per me, che sono carpista da tanti anni, rimane sempre un'emozione indescrivibile, soprattutto con le grandi carpe a specchi che popolano diversi laghi vulcanici della mia zona. Piano col microfono. Scusa. Carpfishing non è soltanto pesca e natura, ma anche musica e spettacolo. Venite con me. Di Belluno, magari qualcuno c'è, magari non sono io, è un bel applauso per le miss. Amici, ho voglia di scambiare due parole con questo giovane ragazzo che si chiama Steno, un rapper che ha coniugato pesca e musica, quindi la sua passione per il carp fishing con la sua passione appunto per la musica, in una canzone. Che canzone, Steno? La canzone è una parodia della canzone originale PES dei Club Dogo, appunto ho fatto questa parodia che parla PES inteso come il pesce in dialetto veneto, alla fine il PES, e appunto ho fatto questa parodia che parla di pesca. Complimenti, è veramente molto carina. E parliamo però anche della tua passione per questa disciplina, il carp fishing. Sì, vabbè, una passione nata non tanto tempo fa, perché è 2 anni e mezzo che pratico abbastanza assiduamente. E niente, vengo da una zona dove il carp fishing non è praticamente conosciuto, perché c'è la pesca alla trota, lo spinning, siamo delle mosche bianche, quindi siamo veramente in pochi. Adesso ti faccio una domanda un po' strana. Ho saputo che l'ultima moda del carp fishing è andare a pesca con il proprio cane. Tu l'hai mai fatto? A parte che il cane l'ho lasciato a casa dei miei, essendo che convivo, potrei andare a pesca con 2 gatti volendo. Ok, va bene. Grazie mille, complimenti. Ciao, viva la pesca e viva la musica. Amici, sono qui in compagnia di Miss Carpito di 2013, appena eletta, Margherita Papi. Ciao Margherita. Ciao. Allora, levaci una curiosità, quando è nata la tua passione per il carp fishing? È nata per gioco. Il 1° maggio dell'anno scorso eravamo andati ad un lago per festeggiare il 1° maggio e da lì è nato tutto. Allora, ho sentito, amici, un nuovo termine a questo Carp Italy: carp fashion. Lei sa cosa vuol dire? Beh, fashion... fashion, cosa vuol dire fashion? Cosa vuol dire fashion? Non lo so. Adesso, fashion è moda. Sì, carpa, la carpa, no. Guarda che la bellezza mi confonde, quindi sono un po'... Ok, venite con me. Io devo riuscire a capire cos'è questo carp fashion. Andiamo a cercare qualcuno che ce lo spiega. Ragazzi, scusate, posso farvi una domanda? No, niente, scappano. Niente, non aspettate. Allora andiamo da qualcun altro. Questi due ragazzi qua. Ragazzi, una domanda semplicissima. Ma che cosa significa carp fashion? Carp fashion. Carpe belle. Belle carpe. Belle carpe. No, ancora non sono convinta.
scusatemi, non vi voglio disturbare, solo una domanda facile facile. Che cosa significa carp fashion? Perché il carp fishing, oltre che a uno sport, è anche uno stile di vita. E quindi carp fashion perché, non lo so. Ma lo sentite dire spesso carp fashion? Nelle nostre zone no. Ok, grazie. Ciao. Amici di Italian Fishing TV, sono qui in compagnia di un giovanissimo pescatore di nome? Cristian. Allora, Cristian, piacere, Michela. Allora, Cristian, quanti anni hai? 5 e mezzo, ne faccio quasi 6, ne compio 6 a febbraio, il 27 febbraio. Allora, Cristian quindi ha 5 anni, ancora non 6, perché comunque non li hai... 5 anni e mezzo. Precisamente, 5 anni e mezzo. Allora, Cristian, dimmi di questa tua passione per la pesca. Raccontaci. Ci devo ripensare. Ci devi pensare? Sì. È perché mi piace la pesca. Sì, ma dove peschi? È su tutti i fiumi, laghi. Come vi chiamate? Silvio. Michele. Carpisti, naturalmente. Sì. Allora, Silvio e Michele, speriamo ci diano una risposta che... Speriamo. Che cosa significa carp fashion? Cioè, voi siete carpisti o carp fashion? Carpisti. Carpisti. E carp fashion? Fashion forse, carp presumo... Fashion più moda. Esatto, che sia un modo per essere. Va bene, ci siamo quasi, ok. Ciao, ciao. Fishing, mi tocca fare anche la prova del tappetino magico, ok? Proviamo. Questo è il tappeto normale che arriviamo a casa. Magia. Amici, qui davvero c'è tantissima gente a questa fiera, è domenica a pranzo ed è, credo, davvero siamo arrivati a dei livelli incredibili. Allora, è quasi mezzogiorno, io ho una grandissima fame, quindi sono qui nell'area ristorante a vedere cosa questa fiera ci può proporre dal punto di vista proprio gastronomico. Venite con me. Ho trovato il cuoco della fiera, ok? Un cuoco che si chiama? Blasi Wilson. Ok, Wilson ha cucinato dei piatti tipici mantovani per noi oggi. Ce li puoi illustrare un secondo? Certo, c'è il risotto alla mantovana, il famoso risotto alla pilota. Poi ci sono... Mi scusi, io sono curiosa. Come è fatto il risotto alla mantovana? Il risotto alla mantovana viene fatto col pesto di salsiccia, molto buono, un po' di aromi, poi cotto nell'acqua e condito con questo pesto di salsiccia rosolato. Ok, poi cosa abbiamo? Poi abbiamo maccheroncini, pancetta e fagioli. Sono un piatto tipico mantovano. Poi ci sono i famosi tortelli di zucca. Io sono un po' indecisa, però credo che opterò per il risotto. Io sono in compagnia di Manuel e Michele. Cosa state facendo? Cosa state affettando? Spiegateci un pochettino. La torta dura, che è un dolce nostro della zona. Io lo so, la sbrisolona. Infatti io non potevo venire a Mantova e non assaggiare la sbrisolona. Posso assaggiare? Certo. Ok. Buono. Vi porto nello stand carinissimo della birra del carpista. Allora, sono qui in compagnia di Cristina nello stand, vedete, birra del carpista, perché in questa fiera c'è anche questo, c'è la birra del carpista. Allora, come nasce questa birra? Innanzitutto, ciao Michela, ben ritrovata. La birra del carpista nasce la scorsa estate dall'idea di mio fratello Nicola, un grandissimo appassionato di carp fishing. La birra del carpista è una birra artigianale di alta qualità, prodotta con materie di prima scelta. Facciamo un brindisi? Volentierissimo. Cin cin e viva il carp fishing! Allora, ho la fortuna
di essere qui in compagnia con Salvatore Perrone, noto regista e carpista soprattutto. Chiacchierato un video molto interessante chiamato Io non ci sto. Proprio su questo vorrei parlare con lui. Ce lo può spiegare un attimo? Certamente. Dunque, il Io non ci sto, oltre ad essere un movimento che denuncia tutto quello che non va, diciamo, sulle acque interne, sta proprio a simboleggiare questa rivolta, diciamo, di noi pescatori, appunto, che non ci stiamo sulla mala gestione delle acque, su tutto quello che succede, che deturpa l'ambiente, che lo rovina. Quindi non ci sto, è proprio un urlo disperato, diciamo, che denuncia tutto quello che non va sulle acque interne. E ha riscosso anche molto successo, devo dire. Sì, esatto, per fortuna, diciamo, ha riscosso molto successo e questo ha fatto in modo che anche delle entità superiori, diciamo, siano venute a conoscenza poi di questa cosa, di problematiche che penso siano anche state non troppo note agli occhi di molti, perché comunque questa cosa ha riscosso molto successo, diciamo, anche su persone che non hanno a che fare con la pesca. Molti si sono sentiti toccati vedendo certe immagini che non sono, diciamo, visibili tutti i giorni, di pesci maltrattati, pesci uccisi ingiustamente, acque inquinate, comunque proprio deturpate. Ci sono molte realtà alla fronte di questo che pochi conoscono, veramente pochi conoscono, e che tutti dovrebbero invece conoscere per poter fare qualcosa e riuscire a salvare quello che possiamo. Allora, ora mi trovo in compagnia con Pamela Grimaldi, che da 9 anni pratica il carp fishing davvero ad altissimi livelli. E quindi sono contenta di parlare con te, Pamela. E cosa ne pensi del carp fishing nell'universo femminile? Il carp fishing nell'universo femminile di solito è poco credibile, perché magari non ci si fida molto a farci fare le montature, a tenere in braccio un pesce. Invece negli ultimi anni siamo in crescita e delle ragazze molto sveglie e comunque anche credibili, che pian pianino ci stiamo facendo della strada anche in questo mondo, e diamo anche un po' di filo da torcere ai maschietti che ci snobbano un pochino ogni tanto, però sì. E a livello agonistico io pratico gare, quindi vedo che c'è in forte aumento anche nelle gare e dà molta soddisfazione. È un gran bello sport. Ma che cosa si intende per carp fashion? Carp fashion? Ma carp fashion e tutte queste, no, tutte queste, è una mania purtroppo consolidata dalle nuove generazioni, perché molto spesso si tende a confondere qual è il vero senso di pesca dal tutto quello che è montato, che è costruito, cioè un'immagine, computer, internet. C'è più gente che sta a pesca davanti al PC che andare a pescare lungo un canale, lungo un lago. Per me questo è carp fashion. Ecco, questo perché non va bene. Questa è la prima risposta che mi soddisfa oggi. Qual è il segreto per diventare dei veri cacciatori di carpe? Sono qui in compagnia di Pino Maffei, noto carpista, e quindi lo chiedo proprio a lui. La domanda sorge spontanea fino a un certo punto, perché per diventare grandi cacciatori di carpe non c'è un vero e proprio segreto, altrimenti l'avrebbero carpito tutti. L'avrebbero carpito tutti. Il vero segreto consiste nella continua costanza, e si può dire che la pesca, soprattutto il carp fishing, è direttamente proporzionale alla quantità di pesca che si fa. Ossia, più si va a pesca, più si ha probabilità di prendere pesci grossi e più si individuano le strategie giuste per poter prendere questi pesci. Poi la cattura del pesce grosso è, a mio parere, soltanto una questione di fortuna. Bisogna anzitutto saper prendere le carpe e poi pensare a prendere quella grande. Cercate sempre di essere costanti, di non demoralizzarvi mai, soprattutto quando le catture non vengono, e soprattutto quando non vengono quelle grandi, perché prima o poi si riuscirà a ottenere il risultato voluto. L'importante è avere costanza, strategia e cercare sempre di trovare delle nuove soluzioni per riuscire a tradire le nostre avversarie. Ho
appena fermato un nostro giovanissimo telespettatore che si chiama Jacopo, ha 11 anni. Ciao Jacopo. Allora, quale tecnica di pesca prediligi? Carp fishing e anche spinning. Ah, e che cos'hai tra le mani? È una canna da spinning. Ah, molto interessante. E con chi vai a pesca? Con mio papà. Ok, allora niente, ti lascio. Ti piace questa fiera? Molto. È ricca, come la trovi? Sì, ci sono tutti i negozi che d'Italia e anche dell'estero ed è anche molto bella, hanno prodotti nuovi e molto belli. Carp Italy è anche fiera della pesca al siluro, sia del catfishing, e sono qui in compagnia di Yuri Grisendi. Ciao Yuri. Ciao Michela, sì, hai detto bene. Il Carp Italy nasce come la festa del carp fishing, cioè della pesca alla carpa, ma già dai primi anni hanno inserito all'interno della fiera anche quello che riguarda tutto il discorso della pesca al siluro, cioè il catfishing, come lo chiamano gli inglesi. Allora, Yuri Grisendi è, forse lo conoscerete tutti, è un grandissimo pescatore italiano a livello di pesca al siluro e hai vinto anche dei record mondiali, mi sembra. Sì, beh, vinto no, diciamo che ho messo da parte dei trofei interessanti in questi anni, tra cui, come hai fatto vedere nella prima puntata della tua bellissima trasmissione, il record del mondo di siluro albino. Esatto, 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 che è stato un video emozionantissimo tra l'altro. Allora Yuri, io chiederei per il pubblico di Italian Fishing TV un tuo segreto da svelare a tutti noi. Beh, non è un mio segreto, è un segreto di tutti i pescatori che ci credono veramente. Mai mollare, pescare sempre e non arrendersi mai davanti ai primi errori, alle prime difficoltà e ai primi cappotti. Tu peschi solo siluri? Beh, io nasco dalla pesca al colpo, da garista, rubesienne, pesca all'inglese. Poi negli anni mi sono appassionato alla pesca al siluro e visto che comunque frequento il grande fiume mi sono appassionato anche della pesca della carpa. Ma tu abiti vicino al Po, giusto? Sì, sono di Reggio Emilia, quindi è una delle città fortunate bagnate da questo grande fiume e quindi per me il grande fiume è per me, diciamo, gioco in casa quando pesco in grande fiume. Siamo in compagnia del signor Guglielmo della Proloco di Gonzaga. Ho visto una bottiglia di questo tipo qua che è praticamente il lambrusco del Carp Italy. Allora mi sono molto incuriosita. E come nasce il lambrusco del Carp Italy? Beh, il lambrusco del Carp Italy, questo è vino che fanno nella nostra cantina di Gonzaga, una bella, bellissima cantina, funzionante, una delle migliori che ci sono nella provincia, nella Lombardia, e che quindi è in Italia, logicamente. Questo è un nostro vino lambrusco, buonissimo, leggero, buonissimo. Allora, sono in compagnia di questa bella ragazza, Debora, di Viterbo, giovane carpista. Volevo chiedere a Debora questo, quando ti sei avvicinata a questo sport? Mi sono avvicinata a questo sport ben la bellezza di 15 anni fa, grazie a mio marito che mi ha fatto conoscere questa bellissima passione e mi sono innamorata del carp fishing. Ma che emozione ti dà il carp fishing? Perché ti piace tanto? Mi piace innanzitutto perché c'è la cattura e il rilascio del pesce, questa è la cosa più bella in assoluto. Quindi fare la foto e rilasciare il pesce e vederlo libero è bellissimo, veramente un'emozione. Amici, dovete sapere che il carp fishing sta avendo davvero un grandissimo successo nell'universo femminile, vero Debora? Assolutamente sì, infatti mi ritengo una carpista. Ma ci sono delle tue amiche che vengono con te a pescare o sei l'unica donna? Ho provato a convincerle, ma non ce l'ho fatta purtroppo, però il mio obiettivo è quello di riuscire a portare qualche mia amica, perché le ho detto se non provi non puoi renderti conto effettivamente dell'emozione che dà.